Deus in ludorum meum intende. Gloria Patri et Filio e Spiritui Sancto. Rosarium Beate Virginis Mariae, Misteria Dolorosa. Primo misterio amoris doloroso, contemplatur oratio Domini nostri Gesù Christi in horto. L'anima mia è triste fino a morirne. Restate qui e vegliate con me, disse il Signore durante all'inizio delle sue tre ore, delle sue lunghe tre ore di agonia nell'orto del Getsemani. E quando trovò gli apostoli addormentati, chiosò questa frase dicendo: che fate? Dormite? Non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Gesù, prima di affrontare la passione, ha pregato combattendo e agonizzando per tre ore, e gli apostoli sono caduti, anche i tre prediletti. Solo Giovanni si è ripreso abbastanza rapidamente dopo la caduta, perché non hanno vegliato in preghiera. Questo mistero, che si trova all'inizio dei misteri dolorosi, fa capire una cosa molto importante. Molte sono le prove che attendono il giusto, dicono i salmi, molte. Per entrare nel regno di Dio bisogna passare attraverso molte tribolazioni, dice la Sacra Scrittura. Ma questo non lo possiamo fare se non preghiamo, non è proprio possibile, impossibile. Vegliate e pregate in ogni momento, dice Gesù nel Vangelo, per avere la forza di resistere a tutto ciò che deve accadere per comparire davanti al Figlio dell'uomo. Stiamo vivendo tempi difficili sotto tanti punti di vista, troppi forse punti di vista, e molti si chiedono che facciamo, che non facciamo, che bisogna fare, che non bisogna fare. Le scelte operative e concrete non è facile prenderle in tempi difficili, bisogna fare grande discernimento, bisogna essere molto riflessivi, molto prudenti, perché dinanzi a situazioni estreme è facilissimo fare stupidaggini, prendere percorsi sbagliati, fare cose di cui ci si potrebbe pentire, facilissimo, pur con tutte le migliori intenzioni di questo mondo. E quindi la cosa principale da fare, certo, poi bisognerà anche agire, ma agire soltanto quando il Signore ci darà la luce e il discernimento per capire bene qual è la sua volontà e cosa è giusto fare in certe situazioni. Ma la prima cosa da fare è pregare, perché per resistere nei periodi di prova ci vuole tanta, 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 tanta preghiera. Noi non siamo più grandi di nostro Signore. Se il nostro Signore, prima di affrontare la passione, è stato tre ore nel Getsemani, tre ore, dicono tre ore, come le nostre veglie del sabato sera, più o meno, adesso non vorrei porre di paragoni un po' troppo, ecco, un po' troppo impegnativi, però tre ore di seguito di preghiera, affrontate da sole in condizioni veramente pazzesche, ha sudato sangue, tanta era la sua tensione interiore, ecco, noi non siamo più grandi di lui. E comprendiamo da questo mistero come senza preghiera non si può compiere nessuna opera degna di Dio, meno che mai superare le prove e resistere alle tentazioni. Pater noster qui es in cielis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis et vita nostra. Libera nostra digni inferni, deduc in celum omnes animas, preserti in illasque maxime indigent misericordia tu. Il secondo mistero amoris doloroso contemplato flagellatio Domini nostri Gesù Cristo. Ecco, in questo mistero si comincia a contemplare, si fa un salto dopo la preghiera, l'estrema sofferenza, la violenza inaudita a cui è stato sottoposto il corpo di Gesù. Sappiamo che la flagellazione fu veramente disumana, una cosa per noi inimmaginabile. Quello che si è visto nella passione di Mel Gibson non rende l'idea di quello che è stata la flagellazione di nostro Signore. Quindi è una cosa veramente non immaginabile a mente umana. Sappiamo bene che questo è il mistero, quindi, che ci fa comprendere, e in Quaresima su questo dobbiamo riflettere, la necessità e l'importanza di quella che si chiama la mortificazione corporale, cioè dei sensi, l'afflizione del nostro corpo, di cui il digiuno è ordinariamente l'atto principale, ma che, come tante vite di santi ci testimoniano, veramente tante sono, comporta anche la mortificazione degli altri sensi, quindi non escluso, anzi i santi lo hanno praticato tutti regolarmente, l'uso dei cosiddetti strumenti di penitenza. Noi dobbiamo pensarci a queste cose, perché oggi non se ne parla più. Oggi c'è qualcuno che dice che se qualcuno fa troppi digiuni già è non sano di mente, figuriamoci se ti dovesse venire in mente a qualcuno di usare qualche strumento di penitenza, lo ricoverano direttamente in qualche struttura psichiatrica, gli fanno qualche TSO. È solo che penso che sia utile per noi chiederci se quanti santi avremmo dovuto ricoverare ai TSO. Chi tra coloro che ascoltano queste meditazioni ha letto un po' di biografie di santi, io insomma ne ho lette un bel po', saprà, insomma,
fino a che punto si sono spinti. Certo, non sono arrivati alla violenza veramente impressionante che ha subito nostro Signore, però sarà sicuro che, per chi non li conosce, alcuni santi hanno fatto delle penitenze veramente che, se si vanno a leggere, uno rimane senza parole. Perché se qualcuno di noi facesse qualche piccolo gesto di qualche fioretto o qualche mortificazione dinanzi agli eroismi dei santi, scompare, capito? Cioè, noi facciamo gesti più o meno simbolici, se ne facciamo qualcuno in confronto alle grandi austerità dei santi, no? Quindi questo deve portarci molto a riflettere e a non ascoltare, vi prego, ecco, mi prego e vi prego, le campane di quelli che considerano queste cose, come tante altre cose, ahimè, come dire, pezzi da museo, quindi cose che hanno caratterizzato un certo tempo della storia della Chiesa, in cui c'erano un po' di fissazioni, un po' distorte, ma adesso ormai abbiamo capito tante cose, soprattutto che il corpo è una cosa santa, bella, dobbiamo trattarlo bene, e quindi mettiamo tutto in soffitta, facciamo, compatendo anche un po' questi poveracci che, sai, prima non erano così intelligenti come noi e quindi hanno sofferto tutte queste cose, sperando, ecco, che proprio questo è quello che si pensa. Non pensiamo queste cose, ma per quanto possibile, certamente in maniera sempre proporzionata alle nostre forze, con quella che i santi definiscono la discrezione, non possiamo fare, tantomeno dall'oggi al domani, gesti ascetici troppo impegnativi. Però certamente, se non si comincia mai a fare neanche una piccola rinuncia a un caffè o alle patatine, difficilmente poi un giorno si arriverà a praticare qualcosa di simile a qualcuna delle austerità dei santi. Questi sono la penitenza è un valore, è una virtù cristiana che è da praticare, ed è da praticare bene, perché il nostro Signore ce l'ha insegnata non soltanto con la predicazione ma con l'esempio, e niente di quello che Gesù ha detto o ha fatto non è da imitare o è da disprezzare. E non diamo retta a qualunque campana contraria, da qualunque direzione dovesse suonare. Pane nostro, un quotidiano da nobis folie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nossa digni inferni, deduc in celum omnes animas, preserti millasque maxime, indigent misericordia tua. In terzo mistero amoris doloroso contemplatur spinia in coronatio, Domini nostri Iesu Christi. In questo mistero, carissimi amici, dobbiamo cercare di contemplare una realtà molto delicata e molto importante, quella che Gesù ha ad altissimo prezzo pagato con questo tormento inaudito, immenso, appunto, della incoronazione di spine, cioè i peccati di pensiero, a cui non facciamo generalmente caso, ma dai quali dipende tutta la nostra vita interiore. Ci sono tanti peccati, alcuni vizi, che sono quasi sempre fondamentalmente peccati di pensiero. Pensiamo alla superbia, o all'avarizia. Non è avaro chi c'ha i soldi, ma è avaro chi sta sempre a pensare ai soldi. Perché una persona che c'ha i soldi potrebbe non essere avaro. Non è superbo chi sta in alto, perché se il nostro Signore ti ci mette in alto, lì devi stare. Ma è superbo chi ci vuole stare in alto, chi una volta che sta in alto si gonfia, si tronfia, o cose di questo genere, no? Anche la lussuria, che sembra un vizio molto materiale, ma è lussurioso, prima di fare quello che fa, lo fa perché non pensa altro da mattina alla sera. Andiamo avanti, l'invidia. L'invidia è fondamentalmente quasi sempre un peccato di pensiero, no? L'invidia con la sua sorella gemella, che è la gelosia malsana, ovviamente, no? Non quella, come dire, normale e moderata, che deve starci negli amori umani sponsali, almeno in questa vita. Anche il goloso è goloso perché sta sempre a pensare a magnà. Dobbiamo fare tanta, tanta attenzione e chiedere al Signore tanta luce sul nostro discernimento, sui pensieri. Anche chi aspira a vivere nella divina volontà, la vita di nella divina volontà è tutta interiore, è una, se vogliamo, rivoluzione del pensiero, perché chi vive nella divina volontà sta sempre a pensare a una cosa, c'ha il chiodo fisso, come si dice nel parlare comune, ma il chiodo fisso è il pensiero del cielo, che anche se non sta sempre a pensare chiaramente, ma il sottofondo di ogni sua azione è il Signore, piacere al Signore, cercare di fare quello che Lui vuole. Ecco, dobbiamo chiedere al Signore, e chiediamo al Signore che ci doni tanta luce e discernimento per imparare a far bene l'esame di coscienza. Cioè, non dice, sì, ho perso la pazienza, sì, ho detto la parola inutile, ho detto la maldicenza,
ho fatto male la preghiera, carità, queste sono tutte tante cose certamente da confessare, ma facciamo buoni esami di coscienza quando impariamo a entrare nel nostro cuore, sapendo che Dio quello guarda, Dio guarda i pensieri del nostro cuore, ed è da quelli che è glorificato o è offeso, come Gesù coronato di spine incessantemente ci ricorda. Pater noster qui es in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Gloria Patri et Filio e Spiritui Santo. O Gesù, dimitte nobis debita nostra, libera nostra dini inferni, deduc in cedo omnes animas, preserti millas pre massime indigenti misericordia tua. In quarto mistero amoris doloroso contemplatur Baiulantio Crucis, Domini nostri Gesù Cristi. Ecco, in questo quarto mistero ricordiamo l'esortazione, le parole di Gesù: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. E pensando a questo mistero non possiamo in questo tempo santo di Quaresima non fare un riferimento allo straordinario e assai santificante pio esercizio della Via Crucis, quanto mai indicato per questo periodo. Il grande San Leonardo da Porto Maurizio fu uno dei più grandi apostoli della Via Crucis e del suo valore.
è uno dei tanti esercizi che hanno come fine principale, anche se raramente è fatto in questo modo, quello di farci meditare sulla passione di Gesù. Pochi sanno che, come si fa la Via Crucis? Bisogna fare le preghiere, bisogna fare i canti, bisogna fare lo Stabat Mater, che ne so. No, non serve niente, cioè, tutte queste cose sono belle, utili e opportune, ma la Via Crucis è ben fatta semplicemente prendendo ciascuna stazione e meditandoci sopra. Perché hanno insegnato tutti quanti i maestri di spirito, se noi imparassimo a meditare di più e più spesso la meditazione, la passione del Signore, certamente faremo dei grandissimi progressi nella via della santità. Ecco, un altro grande pio esercizio da coltivare sono le 24 ore della passione della serva di Dio Luisa Piccarreta, che il mio modesto avviso sono ancora un gradino ancora più in alto della stessa Via Crucis, per la quale addirittura la Chiesa concede l'indulgenza plenaria quando viene fatto questo esercizio stando in grazia di Dio. C'è l'indulgenza plenaria per la Via Crucis, anche fatta da soli, eh? Ecco, le ore della passione ci permettono di abbracciare l'arco ancora più esteso di ciò che sono state le sofferenze di Gesù, a cominciare dall'ultima cena per finire poi con la deposizione del sepolcro, e anche di farci partecipi, quindi di esercitare gli affetti, la nostra commozione d'animo, anche la capacità di compatire Gesù, di soffrire per Lui e con Lui, per quello che Lui ha sofferto per noi. Sono esercizi in cui applicarci particolarmente in questo tempo, ma è chiaro che in questo tempo lo facciamo di più, con il proposito però di farlo sempre, perché non c'è niente di più santificante che questo. Pater noster qui es pane nostro quotidiano da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sicut erat in principio, e nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ad igni inferni, deduc in celum omnes animas, preserti las premaxime indigenti misericordia tua. In quinto mistero moris doloroso, contemplato il crucifixus et mors, Domini nostri Gesù Cristi, et mystica mors Maria. Contempliamo in questo mistero il Redentore e la Corredentrice a fianco alla croce. Il Redentore è colui che, da come nuovo Adamo, veramente uomo come noi, capostipite della nuova creazione, offre a Dio un sacrificio perfetto di riparazione, come innocente anzitutto e soprattutto avente la stessa dignità del soggetto offeso, perché non è soltanto uomo ma è Dio. E quindi quel sacrificio è in grado di espiare, riparare e riottenere la grazia perduta a causa del peccato originale da parte di tutto il genere umano. E questa è cosa che solo Gesù poteva fare, e poteva farla non solo in quanto uomo perfetto, ma in quanto Dio. Ecco perché è stata necessaria l'incarnazione del Figlio di Dio per redimere l'umanità. Perché se anche Gesù, per assurdo, fosse stato l'uomo più santo e più innocente del mondo, più puro, immacolato, mai avrebbe potuto pagare un debito dinanzi alla divina giustizia. Appunto perché uomo e non avente la stessa dignità infinita di colui che è offeso dal peccato e che è Dio. Tuttavia, anche se in chiave subordinata alla nostra redenzione in senso stretto, cioè alla riapertura del cielo, al riacquisto della grazia, non solo la distribuzione della grazia, ma proprio il riacquisto della grazia, Gesù ha voluto associare alla Madonna, non perché questo fosse assolutamente indispensabile, ma perché era sommamente conveniente. Le opere di Dio sono sempre perfette. Il peccato originale partì da una donna, Eva, e coinvolse l'uomo, ed è a causa del peccato dell'uomo come capostipite dell'umanità che l'umanità è stata rovinata. La redenzione ha avuto un movimento contrario, è partito da un uomo Dio. E ricordiamo che se Gesù non fosse stato anche Dio, veramente sarebbe stato tutto vano e non sufficiente, ma ha voluto associare una donna, non una dea, una donna umana, ma immacolata, che in forza della sua associazione al sacrificio di un uomo Dio, quindi che è evidente che l'offerta di Maria trae tutte le condizioni del suo valore da essere un'unica offerta con quella del Figlio, però era necessaria per la nostra redenzione in quanto così stabilito dalla divina volontà. In due sono state la causa del genere umano, da una è partita e l'uomo è stato coinvolto, in due sono la causa della redenzione, da uno l'uomo Dio parte e l'altra viene associata e coinvolta. Le opere di Dio sono perfettissime. Il giorno verrà in cui la Chiesa docente, in cui il Magistero della Chiesa, io sono sicuro di questo, riconoscerà formalmente e profondamente questa cosa dichiarandola dogma di fede. Nel frattempo i cuori devoti riconoscono in Maria la Corredentrice e pregano
perché presto giunga questo tempo felice in cui sia formulato esplicitamente il quinto dogma mariano, quinto ed ultimo dogma mariano, la gemma, ecco, che manca alla corona di Maria. Cinque sono state le piaghe del figlio con cui siamo stati redenti e cinque saranno i dogmi mariani. Ci faccia pensare il fatto che la Madonna ha scelto cinque sabati del mese. Certo, a Fatima ha detto perché cinque sono i modi con cui si offendono il suo cuore immacolato, ma personalmente penso anche che c'era una velata allusione ai suoi cinque grandi privilegi, che sono i cinque dogmi mariani. Per ora, al momento, quattro. Speriamo presto cinque. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Gesù, dimitte nobis de vita nostra, libera nos ad igne inferni, deduc in celum omnes animas, preserti millasque maxime indigent misericordia tua. O Maria, sine labo originali concepta, ora pro nobis qui et terre purrimus, pro omnibus qui a te non recurrunt, preserti in pro nemici sante ecclesie e commendati stivi. Salve Regina, Mater misericordie, vita dulceres ves nostra salve, ad te clamamus exules fili Eve, ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
Nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Nos cum prole pia,